Ciao amici nottambuli! Ieri notte cercavo un film da vedere, un film che non guardavo da tanto tempo e ho beccato Il padre di famiglia con Nino Manfredi, regia di Nanni Loi, uscito al cinema il 29 settembre 1967. E come dice il titolo, è appunto la storia di un padre di famiglia, cioè Marco, interpretato da Manfredi, che sposerà Paola, interpretata da Leslie Caron. La loro storia coniugale viene raccontata di pari passo con alcuni avvenimenti politici della storia d'Italia. Quindi un tipo di narrazione che mi ha ricordato Una vita difficile con Alberto Sordi e Lea Massari. Quel film era però focalizzato sulla coppia. Il padre di famiglia è molto più incentrato sulla crescita dei numerosi figli con il metodo Montessori, forse criticato, o forse sono criticati i protagonisti che hanno difficoltà nell'applicarlo. Il film sottolinea i contrasti all'interno della famiglia, soprattutto tra Marco e la famiglia di Paola, con idee politiche differenti. I rapporti tra Marco e Paola anno dopo anno diventeranno una minestra riscaldata e lui si farà pure l'amante, la bellissima Claudine Auger. Non so se l'ho pronunciato bene. Il ritratto familiare che esce fuori da questo film è tremendo. Una famiglia caotica, spesso incazzati e soprattutto stressati. E infatti come ciliegina sulla torta Paola verrà ricoverata per esaurimento nervoso. Quindi mi raccomando, non fatevi inguaiare dalla prima o dal primo che trovate, le suocere poi sono tutte delle rompicoglioni e in questo film sono dipinte benissimo. Nanni Loi secondo me non è neanche troppo tragico, in questo film racconta esattamente quello che succede più o meno all'80% delle coppie. L'unica pecca di Nanni Loi è che forse fa un film troppo lungo per quello che in realtà viene raccontato, non è noioso, ma bastava fare qualche scena in meno, a volte scene superflue, per snellire un po'. Perché poi alla fine lo stress continuo dei protagonisti mette ansia veramente anche allo spettatore. Comunque, ripeto, Nanni Loi racconta esattamente quello che succede all'interno della maggior parte delle famiglie. Si parte sempre bene, con tanti buoni propositi, ma sembra che sia la società stessa, con le ideologie contrastanti all'interno del nucleo, con le discussioni politiche, con i problemi lavorativi ed economici, a distruggere l'amore tra due sposi. Forse per amarsi davvero bisogna evitare di sposarsi? Un film sicuramente interessante da vedere anche per fare questo tipo di riflessioni. Bellissima interpretazione di Manfredi e di Leslie Caron. Appare anche Ugo Tognazzi in un ruolo di contorno, un amico di famiglia, ma è un'interpretazione poco interessante e Tognazzi sembra sprecato. Probabilmente perché il ruolo era pensato per Totò, che morì due giorni dopo le riprese, il 15 aprile 1967. Evidentemente il personaggio avrebbe necessitato una modifica per farlo aderire meglio a Tognazzi, cosa che evidentemente non è stata fatta. Totò appare anche in qualche fotogramma, lasciato gioco forza perché sarebbe stato troppo costoso rifare la scena. Scherzo del destino, era la scena di un funerale. Film disponibile in DVD, non ve lo perdete, ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli!